Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 10. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleocontatto. Ciao. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Mio Podcasting stagione 10, episodio 116. Memoria storica, come il governo Draghi gestì la terza ondata Covid. Il link che trovate nella descrizione di YouTube vi riporta una bloggata sul blog Mio Radar in cui io ho incrociato una serie di fatti storici composti da stralci di giornale, data, fonte informativa e titolo e il relativo link cliccabile, e li ho incrociati con le informazioni provenienti dalla sintesi delle verbali del CTS. Incrociando quindi fatti storici con i verbali del CTS sono scaturite tutta una serie di naturali domande in relazione alla gestione epidemica della terza ondata Covid. Ricordo a coloro che hanno 512 bytes di memoria che la terza ondata Covid causò in Italia 34.005 decessi, il 95.5% dei decessi di prima ondata del 2020, ed ebbe a durare dal 15 febbraio 2021 al 15 luglio 2021. Dal 15 luglio 2021 infatti detonò la quarta ondata Covid da variante Delta indiana che il governo Draghi fece entrare. Quindi la terza ondata Covid da variante inglese fu causata dal governo Conte 2, il quale ovviamente fece entrare tale variante SARS-CoV-2 in Italia non presidiando i confini. Il governo Conte 2 rimase in essere per l'amministrazione ordinaria sino al 13 febbraio 2021. Da notare che le fonti che troverete nella mia bloggata, se siete interessati, sono tutte fonti pulite e non relative a fonti inquinate. Dunque, come le decisioni del governo Draghi, sostenuto dal PD, Movimento 5 Stelle, LeU e Lega, gestirono la terza ondata Covid dal 15 febbraio 2021 al 15 luglio 2021. Troverete anche il link per andare a scaricare direttamente e confrontare le mie sintesi che ho fatto dai verbali del CTS che sono stati desegretati. C'è poi un grafico statistico con una serie di cifre in relativa al numero di infetti assoluti, numero di decessi assoluti, il trend dei casi attivi che poi prese un trend discendente, poi c'è il grafico del delta infetti calcolato a due giorni in valore assoluto, quanto il grafico del delta infetti in scala logaritmica assieme al delta decessi in scala logaritmica. C'è poi il tasso di letalità di tutta l'epidemia Covid correlato con una stima grossolana della probabilità di incontrare un infetto in Italia. C'è poi, diciamo, i grafici relativi al delta infetti e il delta decessi del 2020 e del 2021 a confronto. E poi ci sono due grafici particolarmente interessanti in termini assoluti di dinamica, sia del dinamica di infetti del trend 2021 e del 2020 e del trend 2020-2021 per quanto riguarda i decessi in termini assoluti, quindi tutti i dati statistici per avere una visione d'insieme di tutta l'epidemia fino al termine della terza ondata Covid. Dunque, che cosa vi posso dire io in questa lunga bloggata? Cercherò di sintetizzare rapidamente una serie di quesiti che emergono dal confronto tra eventi storici e composti da stracci di giornale e sintesi di verbali del CTS. Dunque, se siete interessati a queste cose, il link, ve l'ho già detto, della bloggata lo trovate indicata in descrizione. Ecco, la prima cosa che vi posso dire è relativa al 19 febbraio del 2021, verbale CTS numero 156. Dunque, il ministro Speranza ebbe a chiedere al CTS di mutare il criterio dell'imputazione dei morti Covid con il principio di prevalenza e quindi di richiedere la riduzione dei tempi di quarantena.
il trend epidemico all'epoca era in crescita e per il governo Draghi era importante però investire sul Festival di Sanremo. Infatti contestualmente nel CTS si parla anche proprio del Festival di Sanremo. Il trend epidemico era in crescita, quindi per Speranza era importante ridurre i tempi delle quarantene e mutare il criterio di prevalenza per l'imputazione dei morti Covid. Questo rende l'idea su quali fossero le priorità, dato che per chi se lo ricorda nel febbraio 2021 i vaccini in Italia scarseggiavano perché il governo Conte 2 non aveva portato nessuna licenza di vaccino di produzione in Italia, nemmeno quelli ad adenovirus. Quindi di conseguenza nel primo trimestre del 2021 la vaccinazione ebbe a procedere molto lenta perché scarseggiavano i vaccini, ma per il governo Draghi era evidente quali fossero le priorità. Dunque, poi c'è un link: il 21 febbraio 2021, NBC, lezione dal Sudafrica, le varianti possono rendere inefficaci tutta l'attuale generazione di vaccini. C'era un bell'articolo in inglese che ve lo potete trovare linkato, ma questa informazione in Italia non raggiunse mai la mass media italiana. Peccato, perché avrebbe potuto aprire parecchio la mente delle persone. C'è poi, io vi ricordo, andiamo un'occhiata ad esempio al 23 febbraio 2021, verbale CTS numero 157, in cui il CTS è preoccupato del fatto che dal sporadico campionamento effettuato su che tipo di SARS-CoV-2 circolasse in Italia erano emerse la proliferazione e circolazione di varianti che erano sempre più contagiose. Ora, il trend epidemico era in crescita, circolavano varie varianti in Italia e nessuno del CTS smadonnava contro il governo Draghi, che non presidiava i confini facendo continuamente entrare nuove e successive varianti di SARS-CoV-2. Questa è una domanda che emerge lecita osservando le informazioni degli stralci di giornale e con la sintesi dei verbali del CTS. Dunque, cosa vi posso dire? Ah, altra perla: 24 febbraio 2021, verbale CTS numero 158. Mentre lo stesso giorno, il 24 di febbraio, citava ANSA, Molise chiede all'esercito per avere altri posti in terapia intensiva, abbiamo che nel verbale del CTS numero 158 praticamente il ministro Franceschini voleva riaprire i circhi, i musei e i cinema. Questo rende l'idea di quale fossero le priorità nella testa delle persone del governo Draghi. Fatti storici, incredibili ma fatti storici. Verbale CTS numero 159, 26 febbraio 2021, ve lo andate a leggere, io chiaramente l'ho sintetizzato, in cui brevemente si diceva che il CTS riceveva i dati epidemiologici e rilevava che da 4 settimane i dati del trend epidemico in Abruzzo, Lombardia, Marche, Piemonte e Umbria stavano peggiorando. Erano appunto quelle regioni classificate ad alto rischio epidemico. Saliva anche l'incidenza del Covid a livello nazionale, anche se l'RT e il tasso di occupazione delle terapie intensive erano al 24% e l'RT costante a 0.99. Ecco, il trend epidemico si manifestava costante con un'alta incidenza e con 5 regioni in Italia che stavano peggiorando, e il ministro Franceschini voleva continuare ad aprire cinema e musei. Si ritrova spiegato nel verbale del 26 febbraio 2021 numero 159. Altra cosa che vi posso dire, ecco, 26 febbraio 2021, verbale CTS numero 160, il CTS si rifiuta di analizzare la bozza del DPCM del governo Draghi perché la documentazione inviata dal governo Draghi è mancante. Cioè, c'era un'epidemia in Italia e il governo Draghi non inviava il materiale dovuto al CTS, impedendo così al CTS di esprimere un giudizio in merito sulle bozze del nuovo DPCM. Fatti storici. Altre cose che vi posso dire, informazioni, domande naturali che scaturiscono dall'incrocio di fatti storici composti da stralci di giornale con la sintesi dei verbali del CTS, è quella in cui ad esempio il 5 di marzo 2021, verbale CTS numero 162, il CTS suggeriva di chiudere e ridurre la circolazione delle persone perché in presenza c'erano la presenza di alcune varianti di SARS-CoV-2 pericolose
che avrebbero potuto bucare alcuni vaccini e che erano già presenti in Italia e che avrebbero potuto pregiudicare il successo della campagna vaccinale. Questo tutto perché il governo Draghi e prima ancora il governo Conte 2 e poi diciamo il governo Draghi non avevano presidiato i confini. Dunque, che cosa vi posso dire? Altre cose che emergono incrociando dati storici con verbali del CTS, ecco, nel 12 marzo del 2021, verbale CTS numero 164, si apprende che nonostante il processo di vaccinazione non erano ancora stati raggiunti al 12 di marzo risultati rilevanti per contenere diciamo la risalita epidemica. Il CTS suggeriva di applicare provvedimenti restrittivi proprio per la presenza in Italia di varianti già circolanti che avrebbero potuto pregiudicare l'efficacia della campagna vaccinale. Vediamo un po' che cosa vi posso dire. Ecco, il 15 di marzo abbiamo il programma di Enrico Letta, Ius Soli e voto ai 16 anni. Queste erano le priorità del Partito Democratico il 15 di marzo del 2021. Mentre in Italia c'era una pandemia da terza ondata con 3,2 milioni di italiani infetti accumulati, 102.145 italiani decessi, morti. Vediamo un po' cos'altro vi posso ricordare come fatti storici per schiarirvi i vostri neuroni, incrociando appunto stralci di giornale composti da data, fonte informativa non inquinata e titolo e relativo link che è cliccabile e visionabile. Vediamo un po'. Ecco, il 31 di marzo 2021, Health Policy. AstraZeneca inefficace su variante nigeriana. Infatti nel Niger si prende il vaccino di Johnson & Johnson perché AstraZeneca era stato bucato dalla variante Covid nigeriana. Vediamo un po' che cosa succede, che cosa, altre cose che vi posso dire. Ecco, 12 aprile 2021, verbale CTS numero 7, anno 2. Ecco, il CTS udisce i franceschini che vuole riaprire gli stadi, musei, cinema, arene, eccetera. Il CTS risponde che questo dipenderà da come andrà la campagna vaccinale. E per adesso l'unica cosa che si poteva fare all'epoca è predisporre un calendario per le prossime riaperture. I vaccini in Italia non arrivavano nel 2021, il governo Conte 2 non portò licenze di vaccino ad mRNA, non portò licenze di vaccino ad adenovirus in Italia. Il governo Draghi ne ebbe a scontare le minori consegne nel tutto il primo trimestre del 2021 e anche che poi con una brutta coda anche un po' nei primi giorni dell'aprile, anche a causa dei contratti di merda stipulati dalla Unione Europea che il governo Conte 2 ebbe a sottoscrivere e poi segretare, ma Franceschini, ecco, per Franceschini niente, cioè la priorità era riaprire gli stadi, musei, cinema e aerei. Questo è quanto si apprende dai verbali del CTS incrociando praticamente dati con fatti storici. Infatti lo stesso 12 aprile del 2021 in Basilicata 24 AstraZeneca lunghe file e assembramenti per la vaccinazione a Potenza. 12/4/2021 Sky TG 24 riporta vaccino Covid senza prenotazione code in Puglia e Basilicata. 12 aprile 2021 ANSA sitting io apro lancio petardi oggetti verso agenti. Il giorno prima abbiamo informazioni sul vaccino Pfizer poco efficace sulla variante sudafricana. Dunque, altre cose che si apprendono, se volete il link della bloggata lo trovate indicata in descrizione, una lunga bloggata in cui praticamente, ecco sì, il giorno il 30 aprile del 2021, verbale CTS numero 13 anno 2. Ecco, la domanda che scaturisce leggendo il verbale numero 13 anno 2 del 30 aprile 2021 incrociandolo con i dati di cui si aveva informazioni dalle informazioni diciamo dei titoli dei giornali. I giornali davano notizia dell'entrata in Italia di cluster di SARS-CoV-2 da variante Delta indiana, l'ennesima variante entrata in Italia per mancata chiusura di Schengen. Nessuno tutelava i confini italiani e dal CTS ancora non sapevano niente. Infatti il 30 aprile abbiamo Unione Sarda, variante indiana, decine
di positivi nella comunità SIC, zona rossa in provincia di Latina. Ecco, poi abbiamo il 29 di aprile di ANS Kronos in rosso, la Sardegna in arancione, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia, Valle d'Aosta in giallo, tutte le altre regioni. Cosa vi posso dire? Ecco, 27 aprile 2021, qualche giorno prima, Messaggero del 27 aprile 2021, variante indiana pericolosa, resistenza ai vaccini. 27 aprile 2021, ADN Kronos, per adesso due casi di variante indiana in Italia, a Bassano del Grappa, Vicenza. Eccoci qua. Poi vediamo un po' altre cose che vi posso dire. Ecco, primo di maggio 2021, TGCOM 24, emergenza India, con $30 si ottengono falsi tamponi e si prende l'aereo e se anche se si è malati si entra in Italia. E vai! Primo maggio 2021, titolo del TGCOM 24. Vediamo un po', quindi la variante Delta indiana è stata fatta entrare. Porte spalancate, anzi non solo le porte, anche porte, finestre e usci. Vediamo un po'. Cos'altro vi posso dire? Ecco, 8 maggio 2021, money.it, niente quarantena per chi entra in Italia, novità dal 15 maggio 2021. Vediamo un po'. Ecco, 9 maggio 2021, ANSA, Unione Europea non rinnova il contratto con AstraZeneca che scade a giugno 2021. Allora, nel 10 maggio 2021 abbiamo il verbale CTS numero 16 anno 2. Ecco, leggendo il verbale CTS numero 16 anno 2 del 10 maggio 2021 scaturisce una naturale domanda: perché nessuno del CTS si poneva il problema di chiedere come mai l'Unione Europea il giorno prima non aveva rinnovato il contratto con AstraZeneca? Ecco, l'aveva titolato proprio il 9 di maggio 2021 l'ANSA. L'Unione Europea non rinnova il contratto con AstraZeneca che scade a giugno 2021. Ma il 10 maggio 2021 fanno una riunione del CTS, mi andate a leggere il verbale e nessuno fa domande su perché il contratto con AstraZeneca l'Unione Europea non l'ha rinnovato. Boom. Perché il CTS non ricorda la notizia francese del 9 aprile 2021 per cui in Francia la seconda dose di AstraZeneca era stata sostituita con una ad un vaccino a mRNA? Già, bella domanda. Infatti il 9 di maggio 2021 possiamo andare a ritrovare il link. Abbiamo un link in Francia in cui appunto si dava accadeva questa cosa. Vediamo un po'. Il 9 di aprile 2021, adesso ritorno su e ve lo vado a leggere, il 9 di aprile 2021, così vi do anche la fonte. 9 di aprile 2021, vediamo un po', 17, 15, 12, 9 di aprile 2021, vediamo un po', 9 di aprile 2021, ecco qua, dunque... Fulbetti, ANSA, il Brasile scopre che ADN... Ah sì, 9 aprile 2021, ADN Kronos. In Francia la seconda dose AstraZeneca è stata sostituita con Pfizer o Moderna. Questo accadeva il 9 di aprile 2021, data notizia nell'ADN Kronos, 9 di aprile 2021, ma alla riunione successiva nel mese dopo nessuno faceva domanda. Ragionavano praticamente di vaccini di AstraZeneca e di altre cose, ma nessuno fece domande proprio su questa cosa. Nel CTS verbale del 12 maggio 2021, numero 17 anno 2, emergeva una carenza di vaccini in Italia, questo il 12 di maggio 2021, che per fine settembre 2021 ci sarebbe stata una emergenza e carenza. Il fabbisogno di vaccini ad mRNA risulta essere superiore alle previsioni di fornitura, per cui l'uso di AstraZeneca e Johnson & Johnson per le fasce di età over 50 permetterebbe di coprire meglio i fabbisogni di vaccinazione. Il CTS autorizzò di usare i vaccini ad adenovirus per open day di vaccinazione. Domanda che logica che scaturisce da questo verbale: perché cazzo nessuno nel CTS, se mancavano i vaccini in Italia, non chiese come mai non erano stati portati licenze di vaccino ad mRNA in Italia? Che nessuno del CTS si pose il problema di chiedere come mai l'Unione Europea il giorno prima non aveva rinnovato il contratto con AstraZeneca?
che CTS non ricorda la notizia francese del 9 aprile 2021 per cui in Francia la seconda dose di AstraZeneca era stata sostituita con un vaccino da mRNA, che al CTS nessuno sembra sapere che negli Stati Uniti era stata sospesa la produzione di vaccini AstraZeneca il 4 aprile 2021. Perché al CTS nessuno sembra sapere che il vaccino AstraZeneca era stato bucato dalla variante nigeriana, tanto da essere stato sospesa la sua somministrazione in Nigeria il 31 di marzo 2021. Domande naturali che scaturiscono dall'incrocio di fatti storici, composti da data, fonte pulita e titolo e link, con i verbali del CTS e una loro sintesi. Vabbè, altre cose cui vi posso dire in questo bloggata audio bella pesa, che se la volete la potete andare a espandere cliccando praticamente il link che trovate in descrizione. Eccoci qua, 21 di maggio 2021, verbale CTS numero 20, anno 2. Dunque, la domanda che scaturisce naturale allo stato delle informazioni del 21 di maggio 2021 è: perché nessuno del CTS non incominciò a smadonnare sul governo Draghi, la Morgese e Speranza, chiedendo loro che presidiassero i confini dell'Italia, perché un'altra variante Covid non era proprio il caso di importarla in Italia. Gli italiani, dopo tanti morti e sacrifici economici, ecco, stavano iniziando a vedere un trend epidemico in calo. E forse sarebbe stato importante sigillare i confini dell'Italia per evitare di mandare a puttane per l'ennesima volta il trend epidemico italiano con l'entrata e la circolazione italiana di una nuova variante, vanificando tutti i, diciamo, morti e gli sforzi economici e le quarantene che erano state fatte finora, e mettendo a serio rischio anche il processo di vaccinazione. Ecco, questa è una domanda che scaturisce naturale dall'osservazione del verbale del CTS, in cui emergono una serie di informazioni, ma domande banali di questo tipo, ecco, non emergono nel dibattito del CTS. È strano, è veramente strano, ecco. C'è qualcosa, forse non lo so, ma comunque sono considerazioni naturali che, diciamo, osservando il contesto e con i verbali, uno chiaramente si domanda come mai. 11 giugno 2021, verbale CTS numero 27, anno 2. Si audisce il ministro dei trasporti Giovannini, il quale candidamente riferisce che su aerei e treni ad alta velocità erano stati installati dei filtri EPA. Nient'altro però è stato fatto sulle tratte regionali e locali, e niente di niente aveva fatto Treni Italia. Eccoci qua. Dunque, vediamo un po' altre cose cui si apprendono. Il 18 di giugno 2021, Bloomberg riporta: flop del vaccino mRNA CureVac, e il povero generale Figliuolo il 18 di giugno 2021 fu spossessato di tutte le forniture che avrebbero dovuto arrivare dal vaccino mRNA CureVac, che è risultato un flop anche per la proliferazione di varianti. Chiaramente il processo di vaccinazione, uno vaccinava con quello che c'era, con quello che era consegnato, ma se uno mentre vaccinava e cercava, diciamo, far collaborare tutto bene la complessa struttura, nel frattempo dall'altra parte il governo Draghi tenevano porte, finestre e usci aperti, facendo entrare varianti su varianti, ecco, chiaramente il processo di vaccinazione andava a mignotte, perché chiaramente le varianti, come abbiamo visto, metteranno in grave difficoltà i vaccini, e finendo perfino a silurare completamente tutte le forniture del CureVac, vaccino ad mRNA. Abbiamo notizia di questo il 18 di giugno 2021 da Bloomberg, notizia mai giunta nel lagone mediatico italiano, che è in stretto rapporto anche con la presenza di varianti in circolazione. Infatti il 21 di giugno 2021 il ministro della Salute Speranza vuole togliere l'obbligo delle mascherine all'aperto. Cosa dice il CTS? Ecco, il CTS gli ricorda che le mascherine hanno rappresentato il primo e più grande argine alla circolazione del virus, ne hanno praticamente sterilizzato in Italia la presenza e circolazione dell'influenza, che per il secondo anno non si è proprio vista in Italia, per fortuna.
Nelle zone bianche si poteva rimuovere questo obbligo perché la circolazione epidemica si era ridotta, ma la rimozione delle mascherine come obbligo all'esterno doveva essere una rimozione relativa, che ogni volta che si presentavano anche nelle zone bianche dei rischi di assembramento occorreva mantenere il distanziamento sociale, l'uso della mascherina e di quant'altro già comunicato alla popolazione. In particolar modo al chiuso, aerei, treni, negozi metropolitani, eccetera, occorreva mantenere l'uso delle mascherine. L'uso delle mascherine dovrà essere mantenuto alle persone fragili. Vediamo un po' altre cose che vi posso dire, sono altre pelle che se volete ve le potete andare a leggere. E quindi, indubbiamente, 5 luglio 2021, Pisa Today. Allarme sulle colline di Santa Maria a Monte a Pisa con giovani provenienti da tutta Europa in un rave party. Tanti saluti al ministro dell'interno Lamorgese, che di questa cosa non sapeva nulla. Mega assembramento, complimenti. Vediamo un po' altri fatti storici di cui possiamo raccontare. Ecco, sono tutti cliccati, sono tutti elencati fino al 14 di luglio 2021, in cui il Sole 24 Ore, coronavirus, variante Delta 41%, è dominante anche in Italia. E vai! Questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima!